L'email marketing funziona ancora? Oggi rispondo ad Enrico che mi chiede espressamente: ciao Massimo, sei un grande, grande Enrico, sei un grande anche tu. Secondo te l'email marketing funziona ancora? Grazie Enrico. Questa è una domanda interessante perché va a colpire tanti aspetti e dobbiamo tenere in considerazione come si sta evolvendo il mercato. Ora, rispetto ad anni fa, effettivamente l'efficacia dell'email marketing potrebbe essere calato, ma il punto è questo. Noi dobbiamo iniziare a considerare tutto il marketing, tutto l'insieme, i canali di comunicazione che noi utilizziamo, non come un qualcosa di separato, ma come un ecosistema che lavora tutto insieme. Quindi ci saranno persone che saranno raggiungibili tramite email in maniera più semplice rispetto a chi viene raggiunto, non so, rispetto a video su Facebook o su YouTube o foto su Instagram. Quindi ogni segmento di persona, ogni tipologia di persona ha delle preferenze e questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione, perché non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Ci saranno persone più predisposte a leggere le mail, ce ne saranno altre che saranno più predisposte a guardare i vostri video su YouTube. Questa è una premessa assolutamente doverosa. Poi rispondiamo alla domanda di Enrico nello specifico. L'email marketing funziona ancora? A mio avviso assolutamente sì. Tramite email, ancora oggi tante persone in tutto il mondo vengono fatte delle azioni di marketing che portano dei risultati molto molto importanti, e questo vale in qualunque tipo di settore. Io ho persone che tutte le mattine leggono le mie pillole di business via mail, e sostenere che l'email marketing non funzioni più significa sostenere che le persone non leggono più le mail, e ad oggi ancora praticamente tutti leggono le mail, quindi questo è assolutamente da tenere in considerazione. Io con le mie pillole di email appunto faccio email marketing, se ci pensiamo, perché tutte le mattine le persone leggono ciò che io le scrivo, e questo è email marketing. Le persone in qualche modo si interfacciano a me, rinforzo la relazione, gli suggerisco magari dei libri da comprare, ora non è il mio obiettivo primario, però anche questo di fatto è email marketing. Oppure la catena di ristoranti che seguo, Sushi Corner, anche loro hanno un importante sistema di email marketing, oltretutto gliel'ho creato io, quindi è potente per quello, a parte gli scherzi. Anche in questo caso, quando vengono fatti degli eventi particolari, si manda una mail a tutti gli iscritti e tempo mezza giornata il locale si riempie. Come? Tramite un'email. Questa è un'azione di email marketing. Quindi non possiamo dire che l'email marketing non funzioni più, perché di fatto significa, come dicevo prima, affermare che nessuno oggi legge più le mail. Possiamo accettare il fatto che se una persona riconosce una mail come pubblicità, la cestina immediatamente. Questo assolutamente sì. Come la pubblicità in televisione, no? Tu ti accorgi che stai vedendo una pubblicità, magari cambi canale o distogli l'attenzione. Nelle mail è la stessa cosa. Però se sei bravo, se sei interessante per le persone che ti seguono, se hai qualcosa di interessante da dirgli che per loro effettivamente è interessante, le persone lo apriranno tranquillamente e si leggeranno le tue mail. Quindi l'email marketing funziona ancora? Assolutamente sì. E non sfruttare l'email marketing nel vostro marketing generale potrebbe essere una pecca, perché è uno strumento che funziona molto a costi veramente irrisori, se non costi zero. E se il vostro pubblico effettivamente è un pubblico che legge l'email, assolutamente un canale da sfruttare. E questo non significa però che dovete ignorare altri canali, come ad esempio i social network, perché, ripeto, è l'ecosistema di tutto che fa veramente la differenza. Ci sarà chi preferisce le mail, chi preferisce i video, perfetto, se ne abbiamo la possibilità facciamo contenuti per entrambe queste tipologie di persone. Perché, ripeto, è l'ecosistema che fa veramente la differenza. Quindi, per rispondere Enrico, l'email marketing funziona ancora? Assolutamente sì. E, appunto, se non sei ancora iscritto alle mie pillole di business via mail, fallo subito, vai sul sito pilloledibusiness.com, ti iscrivi, è gratis, ci si cancella con un click se non ti piace, e tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing, business e crescita personale. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Da quant'è che non apri la tua casella mail e leggi qualcosa? Probabilmente l'hai fatto stamattina, ieri sera, ieri mattina, ma nella maggior parte dei casi tu leggi le mail tutti i giorni o quasi. Per cui, se ricevi delle mail che ti interessano, le aprirai, se ricevi delle mail che ritieni come pubblicità o che non ti interessano, le ignorerai e le cestinerai subito. E la chiave è proprio questa. Se dobbiamo fare email marketing, facciamo in modo di mandare un qualcosa che alle persone possa interessare, perché altrimenti finiremo nel cestino. Ma questo non significa che l'email marketing non funziona più. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!